La corsa allo scudetto per la Juventus di Mefredi finisce all'Olimpico. Uno stop decretato dal Lazio di Zoff che fa tesoro degli insegnamenti e della filosofia vincente dell'ex tecnico bianconero. Quanto è lunga l'ombra di Zoff sul cammino di Mefredi? Ma io non so quanto è alto Dino, mi sembra 1,80, però non mi sembra che questa sia proprio la cosa peggiore di questo momento. In questo momento ho altro da pensare, anzi vorrei augurare a Zoff di centrare i suoi obiettivi, perché io non ho nulla contro Zoff, come penso che non abbia nulla lui contro di me. La cornice è degna del grande avvenimento, record in cassa all'Olimpico. Sembra essere tornati da veri tempi del Mundial, ma per alcuni personaggi in campo quei tempi sono così lontani. Ogni riferimento per Baggio e Schillaci non è puramente casuale. Lo stesso avvocato Agnelli in tribuna commenta così il momento no di Totò. Non è che gioca male, ma c'è qualche cosa per cui è sempre con la schiena alla porta, si trova a fare dei passaggi corti. È molto nervoso. Non so se è nervoso, non gli va bene niente. Ma oggi in campo c'era una Lazio quanto mai volitiva, decisa a rendere difficile la vita ad una squadra sotto esame. Marcatura a zona, tenuta psicofisica eccellente, questi gli ingredienti principali degli uomini di Zoff, controllo ben inserito negli schemi. La sfida è a centrocampo, ma soprattutto sulle panchine. Si agita Zoff invocando Soldà. Mefredi invece si sforza di capire questo momento critico della Juventus, così ricca di campioni. Ma Hasler, motorino di centrocampo, non trova collaborazione da parte dei compagni. Baggio vaga per il campo in cerca di ispirazione che in passato lo ha fatto grande. Schillaci si impegna senza produrre molto e Casiraghi nei suoi spunti esalta il portiere laziale Fiori, pronto alla parata anche doppia se ce n'è bisogno. La Lazio, inizialmente sotto pressione, deve capire il lato debole della signora e lo fa impostando prevalentemente sulla sinistra, dove Sosa e Sergio giocano a memoria. Ma attenzione a Riedle, poco appariscente, è marcato da Julio Cesar, ma al momento giusto il tedesco sa trovare lo spunto vincente per andare in gol alla sua maniera. In acrobazia batte Tacconi e dà alla Lazio il gol partito. Torna così ad esultare la curva nord laziale dopo 9 mesi di silenzio. Questa Juve che è in crisi di risultati o di gioco secondo lei? La crisi di risultati è quasi sempre conseguenza di crisi di gioco. Riguardo questo primo tempo con la Lazio? Io trovo che non è stato un gran primo tempo, trovo che le due squadre si equivalgono più o meno, il primo tempo si equivalgono, ecco. Il risultato poteva essere indifferentemente 0-0, 1-1, 1-0. Nella ripresa Mefredi schiera Corini per Fortunato. La manovra bianconera sembra più ordinata, ma Schillaci non ha più il piede d'oro come una volta. La Juve, nel tentativo di pareggiare, lascia però ampi spazi al contropiede laziale. Ormai tutta la partita si gioca nella metà campo della Lazio e per dar maggior peso in attacco Mefredi spedisce in campo Di Canio, accolto però da una grossa bordata di fischi. Tutta la Juventus si riversa all'attacco e la squadra di Mefredi riesce anche a mettere il pallone in rete. Ma per l'arbitro svizzato la posizione di Corini al momento del tiro è irregolare. Finale in crescendo per la Juve, che trova sempre sulla sua strada il portiere laziale Fiori, pronto alla parata. Il fischio finale dell'arbitro arriva con l'avvocato Agnelli già lontano dallo stadio. Avvocato, adesso per Mefredi? Mefredi bisogna aspettare la fine dell'anno, no? Noi gli allenatori li teniamo sempre fino alla fine dell'anno. Alla fine dell'anno tiriamo le somme, vediamo. Le è piaciuto Baggio? Sì, sì. Arrivederci. Che cosa non ha funzionato secondo lei? Non ha funzionato che non abbiamo segnato adesso, il football è fatto, tu c'hai la macchina di là, va bene, addio. Nel caso la Juventus rivolesse Zoff indietro, ci ritorneresti a Torino o no? Guarda, io sono alla Lazio, vivo il presente, qualcuno mi ha preso in giro, però ti dico anche appassionatamente, perciò non guardo oltre ai limiti così dei contratti eccetera. Però una bella soddisfazione questa sera della sedolta. Noi in questa settimana, in questi 15 giorni, ci siamo giocati molti dei bonus che avevamo e questo dispiace ampiamente, anche perché, senza voler essere fazioso, ritengo che qualche partita di quelle perse non avremmo dovuto perdere.